Michele Carrea, allenatore della Pallacanestro Biella. Ciao Michele. Ciao a tutti. Squadra rinnovata, tutto è pronto per una nuova stagione, la costante resti tu. Hai perso una pedina fondamentale come Ferguson, hai deciso di puntare su dei ragazzi che hanno già esperienza in questo campionato. Sì, era importante in una stagione di cambiamenti partire da delle certezze, e le certezze che abbiamo cercato sono nell'esperienza degli americani. Parte la mia prima stagione a Biella senza la compagnia di Jasmar Ferguson, che è stato un grandissimo compagno di viaggio. Ora la struttura della squadra cambia la distribuzione delle responsabilità, cambiano le qualità e i punti di forza da mettere in rilievo. Credo che la squadra in questo momento ha una struttura in divenire, ma siamo contenti del pacchetto di giocatori che abbiamo allestito. Al di là dei cambiamenti del roster, che cosa ti chiede la società ogni anno? Ma la società, diciamo che da un punto di vista del lavoro di quelli che sono le scelte, sia in termini di giocatori sia in termini di come lavorare, mi ha sempre lasciato grande libertà, e questo credo che sia un merito di questo posto e uno dei motivi per cui è bello restarci. Come me, ho fatto la scelta di starci tanto tempo. Da un punto di vista dei risultati sportivi, credo che questo sia un anno di transizione, credo che tutti lo sappiamo, in città, in società e sul campo. Quello che mi viene chiesto è di far lavorare al massimo i ragazzi. Quello che noi chiediamo a noi stessi come staff e come gruppo di giocatori che sta acquisendo identità è quella di trovare il modo per dare il massimo, e poi dove questo porterà penso che lo scopriremo di settimana in settimana, ma il nostro obiettivo è e rimane quello di competere ogni settimana e di alzare il livello individuale dei giocatori, che è un altro risultato che credo in questi anni siamo riusciti a ottenere con una buona costanza. Il nuovo capitano è Carl Whittle, classe 1998, un giovanissimo, il più giovane capitano della storia di questa società. Come mai questa decisione? Allora, Carl è un ragazzo molto giovane che ha un vissuto di pallacanestro Biella significativo, anzi il più significativo all'interno del nostro roster, perché è arrivato qua molto giovane, è la sua terza esperienza in questa lega, quindi la giovane età non nasconde un esordiente, ma appunto ha dietro un giocatore che ha un vissuto di Lega 2, non dico importante, ma di un certo livello, e poi rispecchia un po' quella che è l'identità di questo club, un club che mira a valorizzare i giovani, valorizzare soprattutto quelli che vengono da questo vivaio, e mira anche a dare responsabilità in un basket magari dove questo viene sempre fatto sempre di meno, e accettare sfide come questa. Sappiamo che Carl è un ragazzo che ha bisogno di crescere nel corso della stagione e di diventare un capitano migliore settimana dopo settimana. In questo percorso lo aiuteremo noi staff e lo aiuteranno i compagni. Parliamo invece della situazione generica del campionato. Questa è una stagione di grandi cambiamenti, si è parlato tanto della necessità di far crescere gli italiani nel campionato maggiore italiano, quest'anno avranno un po' più spazio. Secondo te questa decisione avrà risolto la problematica, quindi ci saranno degli italiani più pronti che costruiranno poi una nazionale più importante, oppure questa decisione abbasserà il livello degli italiani in A2 e darà meno spazio agli italiani nel primo campionato, riservandogli solo posti in panchina? Ma io credo molto nelle competenze specifiche. La mia competenza in questo momento è quella di allenatore di A2, che ha una visione delle cose che però cerco sempre di dare nel rispetto poi di chi invece le responsabilità delle decisioni se le deve prendere. Per quanto riguarda la Lega 1, è un campionato che non ho mai avuto la fortuna di allenare, né da capoallenatore né da assistente, per cui non ho un vissuto che mi consenta di prevedere quelle che saranno le conseguenze dell'inserimento di un italiano in più nel roster. È chiaro che l'auspicio è quello che gli italiani che vanno a completare i roster di Serie A siano italiani chiamati
chiamati a delle responsabilità di campo, perché completare i roster per gli allenamenti non è sicuramente una cosa che produce qualità per quanto riguarda il parco giocatori italiani, ma è un campionato che non alleno. Per quanto riguarda le conseguenze in questa Lega, credo che dopo l'innalzamento alle 32 squadre questa sia una decisione che inevitabilmente va nella direzione di un abbassamento del livello medio degli italiani che ne compongono i roster. Penso che ogni scelta che viene fatta da chi è chiamato a decidere la politica dello sport tiene sempre conto di cause e conseguenze. Spero che chi decide in questo momento per il basket abbia un obiettivo da perseguire con queste decisioni, quindi in questo momento io non posso che riflettere sulle conseguenze immediate, ovvero è chiaro che per noi è stato difficile fare mercato perché gli italiani sono sempre di meno, è chiaro che il gap tra americani e italiani in un mercato in cui gli italiani sono distribuiti su 32 squadre e devono essere presenti in unità di 6 anche in A1, il gap è sempre maggiore. Non credo che questo aiuti lo spettacolo, però evidentemente ci sono altre questioni che magari a me sfuggono, che rendono necessario questo tipo di scelte, e il mio auspicio è che facciano il bene del basket italiano e che portino una nazionale sempre più competitiva. Il campionato alle porte, quindi in bocca al lupo, sarà un campionato tosto con 3 promozioni, 5 retrocessioni, quindi questo forse compenserà quel discorso appena fatto. Sì, credo che sicuramente avere più trofei in gioco, più cose da vincere e da perdere, aumenterà sicuramente la frizzantezza del campionato, aumenterà la posta in gioco di ogni singola partita, aumenterà la posta in gioco della regular season, che non ha mai prodotto una promozione diretta, almeno non negli ultimi anni, per cui credo che questo sicuramente darà una faccia più accattivante a questo campionato. E niente, crepi il lupo, noi speriamo di divertirci e di far divertire. Grazie mille. Grazie a voi.